Barbara Merio, il neo presidente di Confindustria Imperia, un'assemblea partecipata oggi. Quali sono gli obiettivi del futuro? Per il futuro? Proviamo a vedere la nostra provincia vista dal mare per una clientela privilegiata che arriva e trova porti protetti, un territorio sicuro, un'offerta gastroalimentare interessante, edilizia che può essere acquistata a buoni prezzi, un posto dove vivere e passare le vacanze. Proviamo a usare, diciamo, il turismo nautico come volano per il rilancio della nostra provincia, che arriverà poi a pioggia anche sull'entroterra e ad attivare tutti i settori che sono ancora sofferenti post crisi. Ecco, una provincia sempre un po' più isolata, legata alle infrastrutture, e Confindustria cosa chiede al governo, cosa chiede alla regione anche? Le infrastrutture ormai le chiediamo da tempo, a queste si sono sommati gli interventi di somma urgenza che saranno da fare per ripristinare le strade, gli accessi alla nostra provincia. Siamo in ginocchio, chiediamo aiuto a non essere isolati e ci è dovuto, nel senso che siamo come tutti gli altri, anzi siamo il miglior biglietto da visita per gli stranieri che ci vengono a trovare attraverso la frontiera francese. Aiutateci a ritornare a poter lavorare semplicemente. A livello più locale, il porto di Imperia, un'opera incompiuta. Cosa chiedete anche all'amministrazione? I porti sono una grande opportunità, voglio sollevare polemiche, vanno risolti i problemi, i porti hanno una vita propria, il porto sta già vivendo la sua vita, bisogna cercare di sbloccarlo completamente perché è di nuovo fonte di indotto ed è un peccato.